City Report. E comincia la salita per i piani alti. Eccoci. Le ragnatele si sprecano anche qui. La padella. E siamo al primo piano. E voilà. Un pernotto. Pensavate? Non vi dico che odore di feci che ci sono, guardate. C'è qualcuno? Una bombola del gas. Addirittura tutto un kit da cucina qui. Ed eccoci, siamo sempre al primo piano di questa ex grafica. Guardate i vestiti appesi, le ragnatele. Qua sopra il tetto non promette molto bene. E qua ci sono le pentole per cucinare. Alcol, ancora un'altra bombola, dei resti di uova, un coltello, una pinza, ma qua prosegue. Addirittura si erano attrezzati anche, cari amici, un tavolino. Bruciare, fare. E questo è un altro spazio. Qua c'è un pernotto attivo. Qua c'è scritto addirittura figa, giustamente. Qua c'è scritto... Il rock è stato qui. Andiamo avanti con gli spazi. Sempre questo Auricom che scrive in ogni dove. Questo mi sa che era il defecatoio del primo piano. E ci dovrebbe essere un altro pernotto da queste parti. Qua c'è la porta. Come vedete c'è anche qui, c'è una scopa, tengono abbastanza pulito. Quindi in totale letto con latte, le ciabatte. Il latte che sta ad agosto 2023, quindi il pernotto è attivo. Sì. È roba che deve ancora cadere quello. Sì. E saranno circa 3 persone anche qui guardando, guardate anche qua a pentola. Alza coperchi, guarda se c'è qualcosa. Solita Moretti che vince sempre. No, è vuota, è vuota. Va bene, abbiamo visto anche questa stanza. Gli occupanti se la sono fugata. C'è una bandiera dei Minions, che è quella forse che davano al McDonald's. Però è tenuto abbastanza bene pulito, si vede che... Qua è... Angolo pattume. Qui è un altro angolo pattume. E credetemi amici, vedeva da fuori, non sembrava che ci potesse essere qualcuno, eh? Sembrava totalmente abbandonata, anche se l'idea ce l'avevamo. E sì, questo è proprio il locale pattume. Guardate, ci sono tutte le cose che utilizzano, quindi l'acqua, le birre, il tè, il latte. Queste sono tutte bottiglie di urina. Esatto. Guardate qua. Poi vabbè, calzini roba usata che non usano più. Le mutande, le feci ve le risparmio. E qui c'è la finestra aperta che dà sulla strada. Incredibile anche oggi con il nostro amico Hermes, cosa scopriamo in giro. Beh, direi che possiamo uscire anche da questa stanza. E qui vedete le due stanze in prospettiva.
quella dei Minions e quella non Minions. Questa è la visione in lunghezza, vedete c'è anche Spider-Man in fondo. E questa è la lunghezza di questo piano. Vediamo Hermes, vi fa capire quanto è grande in prospettiva questo spazio. Anche qui un altro angolo della piscia del pattume. Scatolette di tonno. Confezioni di ancora tonno, il Twix. Urina. Più tutto un altro macello di immondizie. Proseguiamo. Adesso lo spazio è veramente immenso, non vi facciamo vedere tutto, ma solamente le parti più interessanti, quelle dove c'è qualcosa in più. Qua c'è l'Appennino. E se entriamo da qui, vediamo le case che ci sono in faccia. Questa è la ditta, queste sono le case di faccia, ci sono sia di lato che in fronte. Proseguiamo, cambio cam perché purtroppo si è scaricata. Ecco, farvi vedere meglio dove siamo. Questa è la struttura che stiamo vedendo. E queste sono le case che ci sono nei pressi. Andiamo a dare un'occhiata al tetto, sul tetto del mondo, come diceva qualcuno. Sì, non mi fiderei troppo qui, eh. Va bene, facciamogli vedere un'altra panoramica. Il cielo di Corsico, Sì. via dei Platani. Questa è la struttura che abbiamo visto oggi. L'ingresso, il tetto e il giardinello. E mo scendiamo e ritorniamo per le nostre strade. E voilà. Si continua a sentire parlare. Questo è il piano pernotti. Stai di lato così però, che così riesco. Altro pernotto. Salutiamo il pernotto. Aspetta, visto che anche qui abbiamo qualcosa che stavamo per perdere, andiamo. No, un altro bagno. E questa sarà la porta. Ok, è chiusa. Certo che comunque, caro Hermes, dobbiamo dire che la mancanza di casa è sentita da tante persone, Certo. soprattutto se sono le più povere, Esatto. magari una pentola senza diritti, clandestini, ma anche Certo, gente povera che è finita in disgrazia per il Covid, anche italiani. assolutamente, assolutamente. E ultimamente in ogni struttura che troviamo sempre più pernotti, che è Ma sempre più gente poi. la cosa preoccupa. Questi devono essere dei montacarichi.
Questo è il giardino della struttura. Peccato perché è molto bello, si potrebbe utilizzare per fare un sacco di cose. Certo, la struttura lì, che se veniva messa in sicurezza, tenuta da conto. Sì, lì sopra vedete dei lenzuoli proprio in faccia qua, qua c'erano le stanze che abbiamo visto e qui c'è un bell'albero di fichi, pieno di fichi, ma immangiabili perché purtroppo sono secchi. Guardate, sono gomma. Ci avviciniamo all'uscita, allora dai. In mezzo a tutto questo macello. Il Borneo, guarda, c'è anche un pallone. Si vede che qualcuno veniva a giocare a calcio qua. Bisogna sempre stare attenti, buche, trappole. Qui è un po' buio. Cacchio. Alto per molto. Fai luce? Fai luce prima, segui me, sei qua? Scusate, ma qua la torcia non funziona più. Un altro pernotto anche qui nel giardino. La Moretti sta incalzando di nuovo qui, eh? Questo forse è il pernotto più peggiore di tutti, perché qui manca veramente l'aria. Guardate queste gratte, sotto c'è la fogna. Comunque, guarda, attento a passarci su, guarda le scarpe. E questo qua è un pernotto femminile. Sì, lo vedo anch'io. È un pernotto femminile. Questo è un pernotto di una signora, signorina, che forse preferisce stare qui perché andare sopra ci sono troppe persone, abbiamo visto tanti alcolici, magari ha paura che avere qualche problema. Sempre i nostri famosi ragni, meno male che non sono aracnofobico. Eh sì, Hermes, quello è proprio un posto letto femminile. Sì, sì. Non siamo andati nella centrale termica, ma perché non c'è niente. Ci sono solamente... Vuoi andare a vederla? No, buttiamo tutta completamente cannibalizzata com'è. Io da quanto ho visto non c'è nulla, però... Diamo solo un'occhiata da... dall'avanti. No, 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 lascia stare, ci sono le vespe. Ci sono le vespe. Sì, comunque non c'è nulla, guardate. Ci sono solo un casino di vespe, che queste sono preoccupanti perché quelle pizzicano. Rifacciamo l'uscita. Quella mini porticella di là c'è. Sì. Questo è il famoso vetro che vi facevo vedere da davanti. Questa è la porta. Come vedete l'ingresso è proprio facile facile. Grafica Sigiel. Questo è sempre il corridoio che abbiamo fatto per entrare prima. Questo passerizio qui. Circondato sempre dalle mura, dalle case. Hola. Direi che poi fra l'altro non è per nulla scomodo entrare. Guardate che passaggio, ci entro io senza problemi di nulla e siamo fuori. Se lo riprendiamo da qui. Questa è la cancellata anteriore dove c'è il giardino. Lì è il tetto dove stavamo prima noi. Grafica Sipiel. C'è anche l'attenti al cane, interessante. Ah no, questo è comune di Bucinasco, eh? Ah, forse sì, siamo al confine. Ok, sì. Bucinasco, perfetto. Ah, abbiamo finito un totale di una decina di pernotti, esatto. Tra cui uno femminile. Sì. Giornata incredibilmente calda, fortunatamente non abbiamo avuto brutte situazioni, diciamo al solito, certo. Niente di che, ormai siamo preparati. E anche per oggi, da Tullio, da Hermes, City Report, Grafiche Sipiel, Bucinasco, è tutto. Alla prossima! City Report!